Pregando che non mi faccia brutti scherzi, ragazzi, c'è nuvolo, c'è nuvolo, c'è nuvolo, incredibile! Ragazzi, finalmente, dopo 5 volte che andiamo, che arriviamo a Tkita, finalmente è comparso il clima nuvoloso. Speriamo che proprio adesso, entrando nel giardino home, non scompaia. Perché veramente, veramente, finalmente possiamo anche concludere la caccia all'Lindworm adesso. Questo episodio durerà 10 minuti se è difficile il mostro, sconfiggere il mostro. Madonna, ragazzi, madonna. Piove, va bene, l'importante è che ci sia nuvolo. Livello 81 anche basso, dato sono andato a vedere il livello di Lindworm ed è di livello 39. Ok, manca solo pennello che livelli. Allora, vediamo dove si trova il nostro Lindworm, dovrebbe trovarsi da queste parti. Cavoli, non salta fuori perché il clima è piovoso. Che fastidio. E allora aspettate, no ragazzi. No, però non potete, non potete, deve essere nuvolo. Togliete sta pioggia, è nuvolo qui? Oh, grazie al cielo, eccolo qui il mega dragone malvagio da sconfiggere prima che aumenti troppo di potenza e ci ammazzi tutti. Sì, questa era la storia di Lindworm, che effettivamente non dà l'idea di un drago molto buono, perché c'ha gli occhi vuoti quasi, c'ha gli occhi vuoti, bruttissimo. Lancia fila, mio Dio, questo qui ti ha degli attacchi immondi. Ma non mi fai paura Lindworm, perché ora ti sconfiggeremo, sicuramente non mi lascio scappare questa occasione dopo 5 volte che entro a Skit e non compare mai il clima nuvoloso, figurati di testa, non mi lascio scappare questo momento. Oddio, sono di livello 2 e ha addormentato il pennello subito, quindi sveglia. Oh, deve andare a scuola, sei in ritardo. No, ok, non funziona più questo trucco, vero? No, ok. Ah, 228.000 punti vita questo Lindworm, quindi ecco spiegato il perché di così, ecco perché impieghiamo così tanto a sconfiggerlo. Questo può equivalere a un boss vero e proprio, ragazzi, 200.000 e passa punti vita. Questo equivale a un boss vero e proprio, che dite? Ho cercato quei fiocchi, anche lui. Madonna, quanti colpi di fila? 6, madonna, Ash. Oggi proprio ci dai dentro. Che tra l'altro mi sono dimenticato di mettere i soliti status alterati ai personaggi. Quindi praticamente sto affrontando un boss, che è uno pseudo boss senza niente. Infame, si è curato! Bastardo, non te la farò passare liscia. A stega, ragazzi, a stega. Audacia, almeno questi due vanno messi. E adesso cintura bolla. Posto. Abbiamo un po'. Ecco, adesso siamo adesso siamo abbastanza potenziati. E basta pennello, ma perché le becchi sempre tu tutti i status alterati negativi? Diventa un po' più resistente agli status alterati negativi, evita di prenderli. Un po' come essere resistenti contro la febbre. Basta, ho provato, cavolo, neanche te, stai perdendo colpi.
Tanto lei Ash, possiamo fare a lei il lavoro del tirare i colpi, perché abbiamo capito che oggi lei ha voglia di tirare mazzate, diagoni giganti, grossi come delle case. Oso solo curarti e ti mando nell'oltretomba. Ti rispedisco a dove sei venuto. Facciamo un mega Enel che praticamente fa recuperare tutti i punti vita, tutti. Praticamente la cura dei nemici. No, non proprio cura, perché non cura tutto, quindi... comunque corrisponde a quello. Fai così. Hai ottenuto un rottame di armatura. Quindi c'è da porre l'armatura addosso e non la vedevo. Fai così, ragazzi, anche il drago maligno, perché a quanto pare dovrebbe essere un drago maligno. O comunque, guardate, bolla porta 9.999 punti vita di Bash. Quindi vi avevo detto io che 9.999 era il numero massimo che potevano raggiungere i punti vita su questo gioco. Vabbè. Comunque, signori, finalmente abbiamo fatto fuori Lindworm, possiamo considerare quindi anche la sua missione completata. 5 minuti ci abbiamo messo a farlo fuori, ed è tanto per rispetto a tutti gli altri mostri che abbiamo fatto fuori, è tanto. Un boss non troppo difficile, dai, a fra poco riparremo, come vi ho già detto, invece a quei ricercati che sono dei super ricercati, a volte che impieghi magari 20 minuti a farli fuori, veramente degli incubi, non veri propri incubi, perché magari non sono classificati come mostri incubi, comunque siamo mostri abbastanza coppi scatole. Allora, per chi non se lo ricordasse, l'immittente della caccia Lindworm si trova ad Archelis, che poi è bello che io continuo a dire Lindworm come se avesse la U chiusa. Avete presente in tedesco i due puntini, che a volte c'è solo la U, sarebbe una U chiusa che tu devi pronunciare U così. Io la pronuncio così, ma in realtà non so niente, quindi dovrebbe essere Lindworm, basta, Lindworm, e invece pronuncio Lindworm. Niente, fa troppo... Troppo tedesco e mi si è rincoglionito pure il pronunciare le parole giuste. Comunque, parte di Soken, di cui invece Telecristallo si trova all'uscita. Ecco perché quando sono andata a caccia di Overlord non mi sono teletrasportata con Telecristallo a Soken, perché altrimenti avrei dovuto percorrere tutto il dungeon all'indietro, e che rottura di... due scatole, lo sapete. Ok, vediamo di andare dal mittente che non mi ricordo come si chiama. Boh, non mi ricordo come si chiama. Comunque qua. Penso. Allora è qua? È dall'altra parte? Sì, ok, è qui. Eccolo qui, Fulmon si chiamava. Accidenti, hai battuto Lindworm, sono davvero contento. Il drago che nel passato ha sparso tanto terrore non potrà più fare del male. Ok, 4.200 gil, cappotto imbottito e grandettere. Eh? Hai trovato un rottame di armatura? Ma era proprio perché i giganti sono esistiti. Non era solo una leggenda, l'ho sempre detto io. Quindi...
Ok, Cinecittà. Oh, quindi quel rottame d'armatura era niente proprio di meno che un pezzo di armatura di un gigante. Fico, cosa sono questi soldati qui? Cosa diavolo vuoi? Non provocare, qui non si scherza. Che cacchio è? Vabbè, finalmente anche la caccia all'Indivirum l'abbiamo completata. Adesso andiamo a fare qualche altra caccia. E siamo già a 3 ricercate per oggi. Devo farne almeno un'altra. E qui parliamo con i mogoli che danzano. Danzare, cupo, coraggio ci dà, porta allegria, essere che non si fa. Il bello è che io mi ricordo che a un certo punto questi 8 mogoli danzanti si riducevano a 2. A 2 cupo. A 2 cupo? A due mogoli. Scusate, a imitare i mogoli, come finisco per dire anch'io cupo cupo. Sbagliato strada, tutte le volte sbaglio strada in questo vicolo degli spiffei. Ok, ovviamente dov'è che ci dirigiamo? Gabanaste! Ma chiaro, no? Ci dirigiamo a Gabanaste! I diretti si stanno riducendo sempre di più, 40! Ok, vabbè.